Buonasera, eccoci in diretta con il calcio a 5 stelle, undicesimo anno, 5 giugno, siamo pronti ancora per una penultima scalata a puntini di sospensione. È la 34esima puntata, non possiamo non parlare dell'acqua e sapone Unigros che ha vinto 2 gare su 3. E domani affronterà di nuovo l'Alparense in gara 4, ancora in casa al Pala Papa Giovanni Paolo II, con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario che è ormai diventato canonico, cioè alle 20:15. Poi vedremo in grafica tutto, anziché alle 20:45, sempre diretta a Fox Sports. Ne parlo con molto piacere con due amici innanzitutto, perché mi fa piacere rivederli, anzi vederli, visto che quest'anno non siete mai venuti. Partiamo dal direttore sportivo dell'Acqua e Sapone Unigros, benvenuto Gabriele De Gidio. Buonasera, grazie dell'invito. Se ti sei tranquillizzato un po', adesso siamo in diretta, Sì, facciamo finta di abbastanza stare tranquilli stasera in diretta. tranquillo. Massimo Lupacchini, Sì, collega no, no. giornalista. Massimo, benvenuto, mi fa piacere averti qui veramente, Anche a me. anche perché tu insomma mastichi tanto tanto calcio a 5 come me, quindi ci incrociamo su tutti i palazzetti, eccetera, eccetera. Allora. Ripartiamo Danilo dal risultato, guardiamolo subito in grafica perché ci fa tanto tanto piacere questo 5 a 3 e a un certo punto si stava sul 5 a 1, ripeto gara 3, ha vinto anche gara 2 la squadra di Mister Perez sul campo di Bassano nel Palasind con il risultato che era finito 6 a 6, però poi è riuscito a spuntarla con 8 a 7 comprendendo i calci di rigore. E qua, insomma, è entrato in scena il solito Stefano Ammarella, che si diceva tempo fa non è proprio un pararigori, a quanto pare, tra Coppa Italia con il Napoli era Probabilmente giusto? non si è parlato spesso di rigore, forse per quello Secondo non hanno visto che ci sono stati miglioramenti a gran parte di Stefano, nonostante certo, è non vero. sia di primo pelo, diciamo così. Adesso gli dobbiamo migliorare il piede quando calcia verso la Tanto porta ha avversaria tempo per vuota. migliorare ancora, Ha tempo per migliorare. Ci ha provato ieri comunque, ha sì. provato un po' di Due o tre volte ci ho due o provato, tre tentativi. Insomma, non è andato lontanissimo, però prima o poi la metterà dentro. Qualche gol nel passato l'ha fatto, però sì. comunque, questo Sì. va ricordato, se no gli togliamo qualcosa. Allora, l'Uparense dovrà fare a meno, oltre che fino addirittura a dicembre, se ricordo 31 bene, dicembre. Di Ramon, un giocatore guerriero combattivo, come si dice, dovrà fare a meno anche di Mello, che inevitabilmente è stato squalificato per un turno, giusto giusto, o meglio, speriamo che sia giusto giusto. Mello, un giocatore importante secondo me, che è stato espulso per doppia ammonizione, ma secondo me era la tripla ammonizione, perché quello sarebbe stato in Forse effetti il non tanto terzo era fallo. la seconda ammonizione, era meno evidente come fallo della quella precedente. Sì, è Forse vero, quella della precedente seconda. aveva Perché un meritato. arbitro Ha detto sì. è stato l'altro arbitro L'altro ad ammonire. Chiariello era Sì, quello. Chiarelli è quello che Chiariello ha ha fatto deciso, il primo andare arbitro. incontro al giocatore, sì, da Esatto, questa il parte. collega invece, adesso non ricordo il nome, però il collega Solo il fallo aveva si è fischiato. fischiato il fallo, sì, ha tentennato un po', poi quando Chiarello si è accorto che non Chiarelli l'aveva non gli ha voluto far estratto. passare, non gli ha voluto far passare anche l'altro fallo, perché Sì. secondo noi il fallo precedente Era era la molto seconda più, sì, molto ammonizione. più serio, più Lei grave. l'hanno fatta passare, forse questa no. A proposito di arbitri, sentiremo anche il presidente poi nell'intervista, Ennio Barbarossa, che dirà, farà un brevissimo commento, insomma un po' ridotto, dopo una risposta piuttosto ampia. Abbiamo parlato proprio degli arbitraggi e si dichiarerà, come sentirete, soddisfatto e soddisfacente fino a questo momento l'andamento complessivo della classe arbitrale. Io sono d'accordo con lui. Che ne pensate? Ah, guarda, Gabriele Massimo. in campionato probabilmente anche loro, così come le squadre, come i giocatori, devono entrare nella condizione. Quindi magari nel campionato all'inizio abbiamo avuto qualche problema, magari ci ricordiamo delle cose evidenti che sono successe a Chieti, magari anche con la Luparense Sì, stessa, il la partita che campionato, io mi riferisco ai playoff, solo questo. è andata. Sì. Invece nei playoff sicuramente sono andati bene, Bene, diciamo, ma tutte e non tre le perché adesso partite. noi No, siamo in certamente il finale, sono risultato, 2 a no, 1, avrei detto la stessa però cosa. diciamo che l'arbitraggio è stato più che sufficiente, più che sufficiente. Ma adesso non giudico tanto le altre partite, noi giudichiamo le nostre, e credo che in questo, per fare
per far arbitrare bene gli uomini, l'arbitro, credo che anche la Questapone li ha messi nella condizione di poter arbitrare bene, perché noi non siamo una squadra di quelle attaccabrighe, litigiose, quindi è vero, ci sono delle squadre che hanno questi connotati, queste peculiarità, sì. Tendenzialmente ci sono. Così. Ci sono, diciamo che noi l'abbiamo messa nelle condizioni di poter fare bene, insomma. Massimo, tu che ne pensi? Lui fa il direttore sportivo, è ovvio che deve essere io più morbido, io mi posso sbilanciare. Secondo me la classe arbitrale del calcio a 5 è di livello mediocre, basso, mediocre. Molto basso. Detto questo, nella finale parliamo dei playoff, io mi sono limitato play-off, a questo. Io però ho fatto un Camedo-Son Luparense che era gara 2 di semifinale. È un arbitraggio qualcosa di pessimo su tutti e due i fronti, dall'espulsione di Onorio che poi l'ha pagata in gara 1 di finale, che forse, ma anche contro la Camedo, insomma, arbitraggio non all'altezza. Stavolta invece io sono concorde sia con Gabriele sia con Barbarossa, arbitraggio perfetto. Qualcuno deve, però questa classe di arbitrale deve crescere un po', come, perché poi durante la stagione se ne vedono di situazioni, soprattutto nell'atteggiamento. Io non critico tanto il fallo visto o non visto, la situazione facile, che può capitare. Certo. Però l'atteggiamento generale nelle partite europee, il futsal spagnolo, è diverso il modo di arbitrare, completamente diverso, anche quello di giocare, anche quello di fischiare, bisognerebbe uniformarsi, ma questo però è un discorso che forse esula Che tra l'altro mi ricorda un po' Collini addirittura, perché lui si lamentava spesso di questa e faceva questo confronto che stavi facendo tu, che è un metro molto diverso. Ma anche, c'è anche un regolamento diverso comunque in Spagna che in Italia, per esempio in Spagna è più tollerato il gioco, no, c'è l'espulsione non vale per la partita successiva, non ci sono le squalifiche, quindi è un po' diverso, quindi il giocatore per esempio rischia spagnolo, un po' di più, rischia di più, certo, rischia di più, però anche il contatto è più tollerato, mettiamo non so un termine sbagliato, però questo è uno sport di contatto, si gioca in un campo che è piccolo, cioè è ovvio che c'è un minimo. In queste finali no, però durante la stagione poi ti capita l'arbitro che ti fischia anche la mano appoggiata, insomma, bisognerebbe secondo me uniformarlo, quantomeno sapere quelle quattro regole certe, fischiano tutti o non fischia concorrenza. Nessuno. Gabriele, ti ricordi qualche anno fa, adesso poi naturalmente parleremo della partita di ieri, di quella di domani eccetera, però insomma il tempo è tutto per la Questapone questa sera e non è l'ultima puntata questa in ogni caso per ovvie ragioni. E ti ricordi qualche anno fa quando invece il regolamento era estremamente punitivo anche al semplice contatto, come diceva Massimo, ma forse anche per qualcosa di più leggero? Avevano, ti ricordi? Sì, sì, lì era molto, ma qualche estremamente anno fa, fiscale, c'era forse Cumbo, 10 anni fa, quando c'era Cumbo, forse anche che era più. Il designatore degli arbitri, e lì lui si era inventato alcune cose un po' troppo estremistiche, diciamo così, sì. Il contatto magari del pivot al difensore. Il pivot poteva indietreggiare, il difensore non poteva tenerlo a distanza, non poteva toccarlo, cioè ci sono delle cose che erano esagerate. Adesso si fischia pure qualche volta, ma molto meno. Si arrivava facilmente poi al sesto fallo. Per ma è giusto, come dice Massimo, è uno sport di contatto, il contatto c'è sempre durante la gara. Durante, come ho detto, insomma, durante il campionato ci sono stati degli errori anche da parte degli arbitri, non eccessivi, ma credo pure che c'è anche una classe arbitrale che qualcuno è nuovo, sta crescendo, non hanno ancora molta esperienza, è chiaro che si vede una differenza di modo di arbitrare da chi magari sta arrivando alla fine del proprio percorso e chi invece sta ancora i primi anni, quello sì. Mi sono sfuggiti i due arbitri di domani, non è che te li ricordi, perché francamente non ho avuto tempo neanche oggi, vediamo un po', mentre io cercarlo, sì perché insomma i nomi sono importanti, non so magari se ci sarà Galante perché è un arbitro internazionale, così vedremo un po'. Intanto Massimo fa questa ricerca. Gabriele, approfitto per
Sempre a proposito di disciplina, le due squadre sono state veramente molto corrette nel loro complesso, in tutte e tre le partite, non hanno surriscaldato gli animi e così via. Speriamo che sia così anche domani, perché sarà la partita, potrebbe essere la partita clou. Potrebbe essere la partita decisiva, sicuramente sarà una partita diversa da quella che è stata. Temi che possano cambiare atteggiamento le due squadre? Parlo sul piano sempre disciplinare. Qualcosa in più loro, sotto l'aspetto della grinta, della cattiveria, potrebbe fare, insomma. Perché è chiaro, quando ti trovi lì, che potrebbe essere anche l'ultima gara, se mi mettessi da parte l'Uparense, insomma, cercherei di fare qualcosa di diverso, insomma. C'è Malfer? Ah, Malfer di Rovereto. Che è reduce, credo, anche dalla final di UEFA. Ah sì, di UEFA, giusto. Quindi, insomma, comunque... Una delle punte, no? Esatto. E poi c'è Manzione di Salerno. Ah, conosciamo bene. Beneduce di Nola. E beh, al crono è Tupone. Che è Antonino Tupone e Lanciano, sì, certo. E, beh, insomma, una designazione... A me non dispiace Manzione, quartetto. È un arbitro che talvolta cede un po' in protagonismo, anche Malfer, però, però sono Malfer, due credo buoni arbitri. Questo tipo di gare qua le sta arbitrando molto bene, io credo che è un quartetto molto buono. Io una paura avevo di un nome che però non faccio, non si può. È un quartetto molto buono. Noi di diciamo resta. Dico una cosa. L'hai detto tu, sì. Però. L'hai detto tu. Ma io di resta ho un giudizio che è un po' parallelo, nel senso due percorsi diversi. Da un lato è un arbitro a cui piace un po' ergersi a protagonista, a proposito di protagonismo talvolta, perché è molto sicuro di sé, ha una gran bella personalità, però tecnicamente non è assolutamente male, cioè è un arbitro che a me piace, ma fa l'arbitro, però, e la partita, cioè sì, i protagonisti sono altri. Non l'arbitro, lo so. Arbitro nel lui calcio, nel volley, è quello che non sport, nessuno si accorge che poco, c'è nel mezzo, esatto. Quell'arbitro che dici tu di sì, molto alto di Roma, è lui, cioè, guarda caso. Vabbè, insomma, annoiamo la gente a casa a parlare di arbitri, dai. Assolutamente, comunque, no? Ci limitiamo qui, abbiamo dato dei pareri che insomma finiscono, si esauriscono qui. Ma certo. Assolutamente, poi le squadre sono protagoniste invece loro in mezzo al campo. C'è stato un fallo, credo che sia già passato nelle immagini, poi le rivediamo pure anche altre volte con il nostro Danilo Cinquino, e rivedremo anche non adesso, magari dopo, adesso vediamo ancora quelle di ieri, quindi forse le abbiamo già superate, le immagini che si riferiscono all'episodio del fallo su Calderolli, però non mi ricordo se era Jefferson. Ha avuto una gomitata al viso, sì. Sì, ho avuto la sensazione che fosse stato involontario, perché però è stato un po' travolgente. Non so, però, se abbia perso forse l'equilibrio. Un calcio è stato o gomito. Pure io ho avuto la sensazione che fosse un calcio, non si è capito bene. La prospettiva, diciamo, era sbagliata da dove stavamo noi. Diciamo che è stato un calcio, sì. È un calcio. Un calcio perché Fabrizio avrà avuto anche un ematoma, gli è rimasto comunque il tacchetto della scarpa, diciamo, sì, così. Non lo so se è stato anche volontario, francamente, cioè, la gamba era alta, no, io credo sia stato irruente il sì, salto, il giocatore, ma non è falloso, diciamo, vero, a quel punto là, diciamo che è abbastanza corretto come giocatore. Era Jefferson? Sì, era quello più piccoletto, il 23, Jefferson, quello sembra, sì, robusto, sì. Beh, c'erano due o tre piccolini, a me piace molto, scusate se ve lo dico, Rafinha. È un giocatorino che sta sempre al posto giusto, al momento giusto. Non a caso ha realizzato 10 gol in questi playoff, un'altra tripletta, e poi un motorino, è velocissimo, un topolino, non lo prendi? Speedy Gonzalez, per chi ha qualche lo anno. Lo è lui, come lo è anche Jesulito. Sì, certo. Anche Jesulito. Però ieri sì, sera, sì, francamente, visti poco, eh? Sì, sì, per ma visti un tutti, tempo tutti e mezzo, poco, anche visti, un tempo e due terzi. A parte Taborda, che però non è stato costante, insomma, Taborda l'ho visto giocare decisamente meglio in altre partite. 20 minuti la Luparenza surclassata è stata, io credo, per esclusivo merito dell'Acque Sapone, fisico, di organizzazione, di voglia, sì, sì.
primo tempo nettamente. La mano del tecnico si comincia, perché comunque ci vuole tempo, no? Quando cambia allenatore durante la stagione, se all'inizio era difficile vedere insomma, la differenza, adesso si comincia, anzi non si comincia, si vede. Cioè l'Acqua e Sapone è una squadra diversa rispetto all'inizio, adesso sono credo tutti sfruttati al meglio, uno squadrone ma sfruttato per bene, non che prima non lo fosse, però adesso si vede la mano di un allenatore che è abituato a giocare queste partite e a vincerle. E pur sottolineando, Gabriele, il buon lavoro di Antonio Ricci, che l'ha fatto prima. Sì, sì, ma l'hai detto anche tu, Massimo, in maniera implicita, lo hai detto in maniera piuttosto netta. Antonio, lo ringrazio per tutto quello che ha fatto da quando è entrato la scorsa stagione, che comunque ci ha portato a vincere un trofeo nazionale. Comunque siamo arrivati in semifinale giocando gara 3 con la Luparense senza uscire con senza la perdere, sì, sì. E quindi come facciamo a ringraziare Antonio per il lavoro fatto? E diciamo pure che questa squadra è nata la scorsa estate condividendo alcuni ruoli di alcuni giocatori e la personalità di alcuni giocatori, quindi in una maniera costruito in una maniera tattica completamente diversa da quello che è adesso sta giocando con Perez, quindi diciamo che siamo stati bravi tutti insieme a trovare dei giocatori, a cercare giocatori che si adattano a giocare in posizioni tattiche diverse, quindi questa era una di quelle cose che volevamo fare, ma a prescindere non studiato sul fatto di cambiare l'allenatore, ma perché durante una gara o una gara all'altra avevamo la squadra composta da giocatori dove potevamo adattarci ci fosse stato bisogno all'avversario, insomma. Massimo, quando ci fu il cambio, adesso apriamo e chiudiamo questa parentesi perché chiaramente bisogna parlare soprattutto della gara di domani e rivediamo ancora queste immagini di festa e di tutto il resto. Tra l'altro scena è molto bella, la prima cosa che mi è saltata agli occhi è stato l'abbraccio tra Taborda e Mammarella. Ci avete fatto caso? A fine gara, e insomma, poi si abbracciavano un po' tutti, al di là del fatto che si conoscono a memoria, però fa piacere che ci sia questa atmosfera, speriamo fino in fondo, per carità. No, ma la verità è che con la Luparense, diciamo, noi negli anni, certo, è chiaro che in campo ognuno vuole vincere, però non abbiamo avuto sprezzi particolari. Sì, sì. Ci dispiace il fatto quello che è successo, magari loro con il Pescara. Siamo sicuramente stati solidali con il Pescara per le cose accadute la scorsa stagione, però questo non significa che comunque con noi si sono comportati in determinata maniera. Noi fino ad ora i rapporti sono tranquilli, sono buoni. I due allenatori si conoscono, si capiscono. Pensano soltanto a giocare, a far giocare la prima squadra in una determinata maniera, non giocano in maniera speculare l'uno all'altro, ognuno pensa a giocare la sua gara e questo ne giova anche il pubblico comunque. Tu sai che Marin è stato giocatore di Perez, no? Sì, lo sapevi? Vabbè, sì, magari sì, a casa forse non tutti. È vero, hai fatto bene a ricordarlo, non l'abbiamo mai detto. In effetti è così. E tra l'altro sta allenando una squadra veneta, Marin, uno pensa che sia Veneto. Invece non c'entra, sì. Massimo, ti stavo facendo una domanda rapidissima, insomma, anche la tua risposta, perché il capitolo Ricci comporta anche quello che abbiamo detto. Quando è stato il cambio? Due mesi fa? Tre mesi fa? Altro che tre mesi, sono passati 4-5 mesi. Siamo a metà di gennaio. Sì, è vero. Siamo fermi del campionato. A pausa del campionato, è vero. E abbiamo anche detto qui che al di là dei meriti e di tutto quello che del contributo tra virgolette dato, come ricordava anche Gabriele, da Antonio Ricci, che abbiamo già detto più volte allenerà la Tombesi Ortona il prossimo anno in A2, ma abbiamo anche sostenuto che la società ha fatto una scelta molto ardua, molto coraggiosa, cioè rischiare tra virgolette con tutto quello che seguiva. Certo, la tranquillità che ti può offrire un allenatore con esperienza internazionale, con il suo lungo curriculum, però non sempre è un curriculum. Era più a perdere. Esatto, più a era perdere. Più a perdere. E invece quelle cose. Però loro dall'interno sapevano che, insomma, se sono arrivati a una scelta del genere avranno avuto delle motivazioni solide.
per procedere a questo tipo di società ha fatto questa scelta del cambio di Antonio, ma quando è stata presa la decisione sinceramente non c'era già un allenatore. Non c'era Perez pronto. Quindi la decisione è stata presa quella decisione. È chiaro che bisognava fare in fretta per trovare il sostituto. Non era semplice in quel momento trovare un allenatore che prendesse una squadra e venisse in una società che prendeva sicuramente delle pressioni molto forti, così come ha preso Perez, perché questa squadra, diciamo che adesso sta disputando, deve disputare domani gara 4 di finale scudetto, ma è stata costruita l'estate scorsa per arrivare a questo punto. Traguardo. Quindi prendere un allenatore così giusto per prendere non sarebbe stato nemmeno la società non voleva questo, quindi siamo stati bravi o fortunati a trovare in quel momento un allenatore del calibro di Perez libero, diciamo così. Chiudiamo questa parentesi, più poco fa abbiamo visto di spalle Murillo, ci puoi aggiornare? Il capitano come sta? Murillo praticamente non sta al top, credo che domani comunque faccia parte dei 12 che andrà in campo, però non so se riuscirà a fare qualche minuto per aiutare i compagni dentro al campo, sicuramente farà il suo ruolo, cioè quello del capitano, inciderà i compagni sicuramente dal primo all'ultimo secondo, non so se riuscirà a fare i minuti, lui vorrebbe farli, sta tentando in tutte le maniere con lo staff medico di recuperarli, di dare una mano per tutto ciò che può fare, anche se è un infortunio che potrebbe peggiorare prossimamente, però lui credo che nella sua testa ci sia il fatto che come va la vada comunque ha tempo per riposare, eventualmente dovesse metterci un po' di più per recuperare l'infortunio. Pendesse a lui giocherebbe anche con una gamba. Sicuramente. 10 anni che sta da voi? Tanto sì, 10 anni sì. Circa 10 anni. È un giocatore, un ragazzo straordinario, sei d'accordo con me Massimo? Come non è un capitano. Come non è, ma è un ragazzo bravissimo che tutti quelli che ruotano in questo ambiente hanno avuto modo di conoscere e apprezzare dentro e fuori dal campo, dalla B alla UEFA, alla Champions, perché l'anno prossimo si chiamerà Champions. Già, vero, potrebbe vero. Essere questo un salto incredibile. Siete costretti a vincere, questa è la prima, è la gara, gara 1? Gara 2 è questa, vero? Gara 2, sì. Sì, col salvataggio di Roberto Tobe sulla linea. Io non ho avuto mai questa sensazione di assoluta certezza che fosse buona quella palla. Tu no, non era l'ho gol. Vista, non era gol? No. Però una porzioncina di palla secondo me stava più dentro che fuori. Ma noi dal campo, cioè io ero in campo con la squadra. Mm. No, però la squadra non ha contestato. Non abbiamo contestato perché non ci è sembrato, sai, quando c'è può essere il dubbio, ha contestato. È stato bravissimo Tobe lì, frazione di secondo, davvero. Sì, un riflesso. Ma Tobe è un giocatore importante. Assolutamente. Questo è il terzo gol che vi è costato lo 0-3 in pochissimi minuti. Assurdo davvero. E l'ho interpretato proprio male, penso anche voi, Gabriele, perché. Un gol così. Dopo pochi minuti stare 3-0 in contro la Parenza. Sei sotto di 1-0 nella serie, 3-0 dopo 5 minuti nemmeno. Sì, nemmeno. Sì, sì, sì. Allucinante. Questo gol è venuto fuori il gruppo, un po' tutto, un pizzico di fortuna che poi ti aiuta. C'è creduto sempre fino alla fine, questo devo dire. Cioè rimetterla sopra quella partita. Sono stati straordinari, sono straordinari tuttora. Sono straordinari sì, e qui ti vedi anche tu un attimo, giusto? Qualche volta sì, un po' via. Allora, ieri mancava per scelta Blanco al... Sì, Borja Blanco, sì. E a questo punto giocherà per forza di cose. Ha fatto bene anche nei playoff. Gara 1 ha fatto bene. Hanno lasciato per scelta, hanno lasciato fuori Jefferson che hanno rimesso dentro in gara 3. Credo che comunque, a prescindere dall'espulsione di Mello, sarebbe rientrato comunque in campo Borja Blanco, perché comunque
loro stanno gestendo anche i minutaggi dei giocatori, certo, perché hanno dei minutaggi molto alti. Sì, è vero. Abbiamo le statistiche di queste gare di volta in volta che giochiamo. Le rotazioni vostre sono continue? Noi le rotazioni invece. Sì, noi solo questa partita qua abbiamo rotato in 9, perché Murillo praticamente ha giocato solo 3 minuti, però la partita scorsa dove Murillo ha giocato di più prima che si infortunava, è stato sempre comunque lui quello che l'ha fatto meno, ma ha giocato poco più di 10 minuti Murillo, mentre il giocatore che ha giocato di più è stato Gabriel Lima, che ha giocato 29 minuti. Loro la partita scorsa, per esempio, quella gara 2, Taborda ha giocato 35 minuti tutta. Una gara 2 di finale scudetto, giocare 35 minuti è tantissimo. In finale di campionato non dimentichiamo che Parenza sta giocando nelle partite tra amici 35 minuti. Sta giocando da fine agosto. È vero, anche vero. Tutto il torneo di UEFA. Ma tu c'hai due tribune, le Luparenze, quindi una rosa molto molto larga, e poi però giochi 35 minuti con Taborda, che è un buonissimo giocatore, però campione del mondo, quello che vuole, però non è proprio il fenomeno. A me piace tantissimo, perché sì, è completo, è un giocatore, certo, che sa difendere, sa tatticamente bravissimo e segna pure, e vede pure la porta. Sì, no, no. Sì, quest'anno più degli altri anni. Sono 3-4 anni che... Con Marini sta giocando molto, Marini gioca molto bene. A me è sempre piaciuto la porta, un giocatore poi anche qua carico. Si vede che squadra e allenatore sono molto legati. Compatti, nella Luparenza, almeno questa è l'impressione che si ha da fuori, cioè proprio un clima buono. Massimo, che hai pensato sullo 0-3 tornando a questa partita che continuiamo a vedere? Poco fa abbiamo visto un gol bellissimo di Jonas che ha sbloccato, secondo me, perché il gol di Jonas ha riaperto tutto, era il gol del 3-2, detto bene? Sì. Gabriele? Sì, sì, il 3-1. Il 3-1 ha segnato Bertoni, sì. E poi gol stupendo, cioè, e poi questo è il gol di Oliveira, il gol del sei pari, che bellissimo l'assist di Coco Wellington, l'ha beccato lì. De Oliveira si sta consacrando, perché sono d'accordo in questa finale ci ha messo tutto quello che... Noi sappiamo che Giulio Oliveira è un grandissimo giocatore, alcune volte nelle partite importanti però si eclissava, adesso invece è vero. Forse la maturità anche. E come no? Che ragazzi, pensavo tutto quello che abbiamo pensato tutti sul 3-0, che la Luparenza messa in mano mezza coppa, che mezza la Luparenza come finale, al solito arriva e invece no. Quando hai cominciato, Gabriele, a credere che le cose potessero cambiare? Quella gara? In quella gara, sai, perdi 2-0, hai 3 partite da vincere su 3. Siamo riusciti a recuperare fino al 3-2. È chiaro che lo stesso incubo, tra virgolette, sul 3-0 iniziale, poi l'abbiamo riprovato di nuovo appena pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Siamo tornati di nuovo sotto di 3 gol. Con una doppietta di Rafinha, se ricordo. Però la squadra non si è demoralizzata, ha continuato a giocare, a macinare il gioco. Noi avevamo... abbiamo avuto più rotazioni, loro invece no, e quindi si stancavano sempre di più e non hanno retto il nostro ritmo. Siamo arrivati al separi, sì, è vero, siamo arrivati alla fine. Questo gol, scusami Gabriele, questo gol di De Oliveira, gol decisivo, sì. Massimo, conferma un po' quello che stavi dicendo tu poco fa, perché significa anche una sorta di maturità che tu hai acquisito, perché freddo, cinico, spietato, gol importantissimo. Siamo d'accordo, ma assolutamente. Gabriele, ti ho interrotto. No. Abbiamo concluso questo ragionamento. Sì. Amarella ci ha messo di suo. Stiamo parlando di Rafinha, di questo frugoletto rapidissimo. Ha fatto 10 gol, ricordavo prima, nella classifica dei playoff. Sono tanti nei playoff. A 8 però c'è Jonas, e ci tengo a sottolinearlo: 7 Borca Blanco, 5 Mello, e poi dei nostri Bertoni a 4 insieme con De Oliveira, 3 gol di Lima e di Murillo, 2 gol di Bocao e di Lucayan, un gol a testa per Coco Wellington e Bordignon. Mi vorrei soffermare invece un attimo su Jonas Pinto, che continua a essere verdeggiante, perché è un giocatore, i 30 li ha superati, credo, no? Jonas Pinto. Jonas ha esattamente 34 anni. Una trentina, più di trentina d'anni. E però anche l'anno scorso fece un'ottima stagione,
sta bene fisicamente, il giocatore che sta, diciamo, pimpante, che sta meglio, sta risultando fondamentale. Cioè, uno che ti cambia, ti rovescia la partita all'improvviso con i suoi guizzi. Anche ieri, bravissimo nell'intuizione dell'errore di Taube. Sì, Taube ha sbagliato, ma è stato bravo lui, perché a un certo punto sembrava stesse facendo finta di non essere interessato all'appoggio, invece aveva calcolato i tempi in maniera perfetta e ha segnato il gol del 2-0. Queste cose le fa spesso, perché lui è il primo uomo che difende, insomma, appunto perché è molto veloce per l'intercettazione del pallone, come è lui o come magari lo è Gabriel Limo in certi momenti. Sai che mi stupisce di questo giocatore, Jonas? Il fatto che era così 10 anni fa, quando giocava con la Marca. E stiamo parlando. Tranne una stagione, negli ultimi 10 anni, Jonas, sempre, il suo rendimento è sempre stato questo. Sì, tranne l'anno di Pescara. Sì, a Pescara non ha brillato. Guarda, gli ultimi 10 anni, sempre altissimo livello. No, quello che mi stupisce, Massimo, è che lui dopo, ecco, dico 10 per dire una cifra così, cioè dai 24 ai 34, sì, ha conservato quella capacità reattiva e di rapidità di movimento, di spostamento anche della palla, perché non è facile saltare l'uomo a questi livelli, è un fatto piuttosto raro, perché poi ti conoscono a memoria, sai quello che fai, la finta che ti aspetti, però a lui continua a riuscire. Non dimentichiamo il gol bellissimo, cioè quel gol di Oliveira, il primo gol, che è nato da un suo recupero pazzesco che abbiamo visto pure prima nelle immagini, sembrava che stesse perdendo palla, aiutato anche dalla fisicità, dalla sua, cioè, sì, è vero, anche la sua elasticità, cioè, è stato bravissimo, rapidissimo, è ripartito. È un atleta, è un professionista, perché lo è dentro al campo e fuori dal campo. Diciamo che ragazzi, quest'anno abbiamo notato dove c'è stata la cura del particolare, ma anche del loro stesso, nella loro gestione, perché noi quello che possiamo fare noi sicuramente l'abbiamo sempre fatto in maniera eccellente da parte dello staff tecnico e medico nel seguire i giocatori. È chiaro che tutto però quello che si fa nel campo, in uno studio medico, poi anche nella loro vita privata si devono gestire singolarmente. Non è che li puoi andare a controllare la, certo, sera, però a noi casa controlliamo. Non siamo mai stati così maniacali, diciamo, magari qualcuno lo è, noi non lo siamo mai stati, quindi ci facciamo sempre gestire il giocatore da solo, e crediamo che quest'anno più che mai i ragazzi stanno comportando benissimo, perché sono professionisti. È vero che è Lega Nazionale Dilettante, però a tutti gli effetti, poi i contratti, questo è importante, però sono professionisti anche i ragazzi giovani che sono diciamo così, che girano nell'orbita della prima squadra, comunque vedono anche, imparano molto da questo, anche fatto dell'alimentazione, cioè, comunque. Guarda Bertone, che c'ha 38, quanti ce n'ha Bertone? Sì, 37, Bertone 38 ha 37. Fisico, lo sentiremo fra un po' nell'intervista, perché è collegabile a quello che gli ho chiesto io. Culturista, cioè una massa magra, è stato sempre così, cioè, ci somigliamo, no, quasi. Sì, da qualche anno, da parecchi anni a questa parte sto facendo sempre così questo tipo di percorso. Allora, a proposito di Bertone, adesso c'è uno stacco pubblicitario, poi sentiremo le interviste di fine gara che abbiamo raccolto ieri sera con i due Barbarossa, papà e figlio, prima col presidente Ennio, poi con Nando, che dirà una cosa giusta a proposito del roster. E in mezzo ci sono anche delle battute rapidissime di Taborda, che abbiamo veramente ridotto perché per una questione di spazio, però lui dice, nella parte che abbiamo, come si dice, tagliata, dice a un certo punto che loro meritavano di vincere gara 2, non è che meritavano di vincere gara 1, però non allora meritavano di vincere gara 1, questo non l'ho detto, però era molto, stava col dente avvelenato e ha concluso, poi sentirete come, e orgogliosamente. Questo è un segnale molto buono, perché i giocatori che si affezionano a una società, a una squadra, per me sono sempre apprezzabili. Difende la sua parrocchia ed è giusto che sia così. E poi c'è una battuta a testa di De Oliveira, e chiuderemo con Bertoni e con i suoi quasi 40 anni, perché in proiezione la battuta mia tende a vederlo fra 3-4 anni intorno ai 40, simpaticamente concluderà la serie delle interviste. Adesso pubblicità e subito dopo possiamo attaccare, Danilo, le interviste che ascolteremo insieme. Abbiamo
giocato una partita bellissima fra due grandissime squadre. Alla fine abbiamo meritato noi perché ci abbiamo messo anima, non abbiamo fatto scorrettezze né noi né loro, devo dire. La terza partita che giochiamo un bel calcio, la gente si è divertita. Speriamo che continuare così. Sono molto soddisfatto del gioco della squadra, dei giocatori, di tutto lo staff e del pubblico, perché la cosa principale è, quando si fanno queste manifestazioni, di lasciare un buon ricordo a tutta la gente che segue. Si può vincere, si può perdere, ma l'importante è dare dimostrazione che questo è un gioco e i ragazzi devono apprendere cose positive, non cose negative. È stata una cosa molto molto bella e costruttiva. È costruttiva. Queste tre partite, gli arbitraggi sono stati, devo dire, molto molto soddisfacenti. Una vittoria estremitata, una vittoria del gruppo. Abbiamo giocato molto bene, principalmente il primo tempo, con tanta voglia, con tanta volontà di tutti, e sono contento per quello. Sono contento di aiutare la squadra, di segnare un gol. La firma ce la stai mettendo sempre, quindi vuol dire che ci manca quella finale. Spero di segnare anche in finale, nell'ultima partita. E dobbiamo chiudere qua. Non possiamo pensare nella quinta gara. Troppo lontano a Bassano, vero? Troppo lontano, non possiamo andare, non voglio tornare là. Noi ancora non si è deciso niente. Lo scudetto l'abbiamo ancora noi sul petto e lo difenderemo fino alla fine, il mercoledì. La partita secondo me più dura nostra era la seconda, perché portare via la vittoria da lì era complicatissimo. Oggi mi aspettavo una grande partita, poi è chiaro, puoi anche perderla. Sicuramente abbiamo un vantaggio numerico, abbiamo più cambi e questo dovrebbe darci un vantaggio nelle prossime partite. È quello che mi dà più fiducia, nonostante l'infortunio di Murillo, comunque vediamo che facciamo ruotare più giocatori e speriamo che mercoledì la portiamo a casa. Edgar, a volo, il gol dell'ex c'è sempre. Abbiamo difeso bene, sono stato fortunato che la palla mi è rimasta lì, ho avuto l'occasione, ho accolto bene. Ti sei già ripetuto perché l'avevi fatto anche lì il gol dell'ex? Sì, l'ho fatto anche là. Dai, ma tu hai girato il mondo, quindi prima o poi la palla la metti dentro. Che cosa vi sentite dentro? Che presentimento avete alla vigilia di un match che può essere quello dell'ennesimo tricolore per te, anche per te? È il primo per la questa. È una soddisfazione immensa per una società che ci dà tanto, quindi merita questo traguardo. Quindi fino adesso non abbiamo vinto nulla, però mercoledì cerchiamo di fare una partita importante per portare il tricolore. Una cosa velocissima, ti sei trovato bene quest'anno con la questa Bone? Sì, qua si sta benissimo. Questo vuol dire che devi arrivare a 40 anni? Magari. A 40 anni, perciò diciamo prima, Gabriele. Beh, lui ha ancora un anno di contratto con la questa Pone, come quasi tutti i giocatori. I giocatori sono quasi tutti sotto contratto anche per il prossimo anno, qualcuno anche per altri due anni. Quindi, Massimo, queste cose l'allenatore no, invece l'allenatore se ne parlerà giovedì. Ma con l'allenatore c'è stato un accordo prima che veniva qua. Perché lui stesso non era mai stato in Italia, voleva conoscere comunque anche l'ambiente italiano. Quindi siamo stati molto tranquilli nel momento in cui è stato fatto il contratto che lo legava a questa buona fine a fine stagione, ma è stato voluto anche da parte sua questa cosa. E quindi si è integrato. Non abbiamo riparlato assolutamente di nulla, parliamo tranquillamente, quando stiamo insieme parliamo tranquillamente di futuro, quindi. Ci parli tu o Orlando D'Angelo? Orlando cerca di tradurre, io c'è capito quello che dice in spagnolo, ma io lo riesco a capire, a comprendere, lui capisce me. Quindi. È un signore, questo è sì, molto garbato, sì. L'abbiamo avuto ospite qui un mesetto fa e ci siamo divertiti un po' tutti. A Bertoni invece vorrei proporre l'esempio di Junior che ieri mi ha detto: vorrei tanto giocare due minuti questa sera, questa partita del tricolore. Junior ha avuto però un altro grandissimo merito insieme a Mar Giovanni, hanno riportato tutti insieme
compreso il nostro Gabriele De Giglio, direttore sportivo, Toni Colatriano e tutta la truppa, certo, eccetera eccetera, hanno riportato una coppa bellissima, che è quella degli allievi, di cui parleremo dopo, perché io l'avevo annunciato un po' ieri, detto in maniera sparsa, però ne parleremo dopo. Rivedremo tutti i gol e la premiazione, almeno questo, perché lo strameritano, sono campioni d'Italia e questa è una bellissima soddisfazione. E siamo giunti, Supercoppa, una Supercoppa, due Coppe Italia, la Winter Cup, campionato juniores nazionale con Luca, il buon Luca Di Ogei, e poi questo trofeo bellissimo che quando vincono i ragazzi a me fa tanto piacere, veramente. Anche un po' a sorpresa, no? Sorpresa e con tante defezioni, certo, ne parleremo dopo, daremo un bello spazio finale, così teniamo anche sulla corda chi ci sta a seguire. Quindi siamo a 6 trofei, 1, 3, 4, 5, 6. Dice, non c'è 2 senza 3, non c'è 6 senza 7. Com'è? Come funziona? Vediamo un po'. Ci fermiamo qui. Allora, visto che si sta parlando anche del domani, il nostro Danino ci fa vedere il quadro del prossimo turno, che ha a che fare con pochissime ore. Eccoci qua. Allora, intanto state attenti, perché domani si giocherà gara 4, questa si giocherà di sicuro, alle 20:15. E posti sul tetto, dove si metteranno i tifosi non lo so, oggi è stato un massacro perché è successo disastro. Di tutto, abbiamo cercato di fare una gestione della distribuzione dei biglietti in una maniera diversa, perché pensavamo che sarebbero stati in tanti a venire a prendere i biglietti, quindi anziché fare come abbiamo fatto per la prima gara, la distribuzione anche nella nostra sede logistica, che è quella di un ufficio che abbiamo a Marina di Città Sant'Angelo, per non creare problemi, veramente è stato pensato anche questo, perché sai, quando vengono un sacco di gente, non c'è parcheggio lì in quella zona, già sì, no, è una zona altamente trafficata, no. Abbiamo pensato di fare la distribuzione al Pala Papa Giovanni. Sì. E di dare 4 ore di tempo come fascia per il ritiro dei biglietti, ma invece praticamente siamo stati presi d'assalto immediatamente abbiamo bruciato subito tutti i biglietti disponibili e non abbiamo consegnati, veramente non è che abbiamo fatto consegnati tipo, che ne so, 10 tagliandi per persona, abbiamo dato al massimo 2 tagliandi a persona, quindi abbiamo veramente bruciato i biglietti. Da una parte ci fa piacere, perché Certo. Significa che la squadra, molti ci tengono a venire a sostenerci, non soltanto a guardare una gara che potrebbe essere determinata, ma comunque a sostenere questi ragazzi, perché meritano assolutamente che i tifosi li applaudano per tutta la gara e gridino. C'è un concorso, strutture, però la struttura non c'è, questa le strutture purtroppo è così. Abbiamo... è un concorso regionale questo, cioè vengono tutte le parti e non solo regionale. Io ho assistito da Andria, sì, addirittura dal certo. Piemonte. Sì. Anche io dai colleghi di Bologna, eccetera, sono andato a vedere anche gente che se è lamentata. Ischia, Palermo, ieri sono venute delle persone da Palermo, noi abbiamo riservato dei biglietti per loro perché ricevono una telefonata da persone che volevano venire da Palermo prendendo l'aereo, no? Assolutamente abbiamo riservato questi posti a queste persone perché pur non conoscendoli, assolutamente sì, ci vorrebbero palazzetti da 5.000 perché non fargli assistere a una gara del genere, magari qualcuno qua nelle nostre zone comunque bene o male negli anni sono stato abituato a vederli, certo, perché vuoi l'Acquestapona, ma anche il Pescara negli anni scorsi insomma ha giocato sempre ad altissimi livelli, le finali, queste cose qua, quindi magari il pubblico deve essere abituato, però gente della Sicilia, dove sono diversi anni che manca un calcio a 5 di Serie A, era giusto fargli assistere. È bella anche la partecipazione e diciamo così il sostegno anche di altre città vicine, cioè sappiamo che la squadra, la società ha sede a Marina di Città Sant'Angelo, quindi Città Sant'Angelo come la sede, la come sede della società è Montesilvano da qualche anno. Adesso qui è quella zona Montesilvano, quindi ecco, la sede della società è Montesilvano. È chiaro come? Che siamo legati a Città Sant'Angelo, perché siamo nati a Città Sant'Angelo e siamo andati via da Città Sant'Angelo per un motivo semplice, solo perché non potevamo più contenere
okay. Le persone al Palacastagna, quindi siamo allora, scesi. Allora, quello che volevo dire è semplicemente questo, c'è questa sorta di quadrilatero, no? Tra Monte Silvano, sì, Sant'Angelo, dello scorso Pescara anno, e Chieti, che vi ho ospitato fino a pochissimi giorni fa. Ringraziamo, e questa è una bella Chieti, cosa. Chieti, una bella... Chieti come città, ma anche chi gestisce il Palazzo Santa Filomena, che ci ha accolto, ci ha dato spazio, ha capito che comunque era un'opportunità anche per la stessa, certo, struttura, riportare dentro una squadra che avrebbe riportato pubblico, entusiasmo comunque nell'ambiente della città di Chieti. Quindi e poi avete il portierone di Chieti, quindi. Assolutamente, poi Stefano è di Chieti, quindi assolutamente, si trovava in casa nel tutto vero ciò senso che abbiamo fatto ha portato anche bene però. Peraltro il Pala Santa Filomena, l'ideale sarebbe stato poter disporre tutta colpa di un metro di profondità, poco più, del Pala Tricalle sopra, sì, che è un gioiello, è un gioiello molto bello. Oltre 3.000 persone da ospitare, parcheggio immenso, raggiungibilissimo, struttura bellissima, tra le più belle d'Europa addirittura è stata definita. Che peccato davvero per un nulla, e non ha questa misura necessaria per ospitare. Però si può giocare un campionato intero a Dosson in una in una, voi non, tu non ci sei mai andato, ma si magari vede, sì, in una palestra, c'è un'illuminazione scarsissima perché è una palestra, non si vede, è una palestra, è una palestra di scuola, di una, di un istituto. Di quelli, sì, Dosson fa 13.000 anime, credo. 10.000. Dosson è una frazione, nemmeno. Sì, di Cassier. Pensa un po', 10.000 abitanti. O la stessa Luparense, che è una vita che gioca in una palestra, perché quella è una palestra. Questo dovrebbe fare la divisione, cioè i campi andrebbero uniformati. Se 40x20 la Serie A dovrebbe essere 40x20 in tutta Italia, in tutti i campi. Se non ce l'hai, lo so che è difficile da imporre, però se non le fai mai, se non obblighi mai le società a fare questo salto, questo step, rimane. Però piano piano, da quello che so, da quello che so, il consiglio della divisione Calcio 5 sta cercando anno dopo anno di cercare di fare quello che dici tu, Massimo. Non è facile perché purtroppo le strutture sono nate non dipende, tanto tempo fa. Si chiamano polivalenti, ma non tanto per il calcio a 5. Quello che vuole la divisione è cercare di portare a questo. Non è facile, non si farà in pochi anni, però Insomma. Io ricordo questo inverno a Eboli faceva dentro al palazzetto, dovevi stare col piumino e il cappello, un freddo cane. Per dire, insomma, devono. Cioè, ma questo non per andare contro l'Eboli, che avrà le sue difficoltà, sì, con l'impiantistica che non è sua, ma sarà del comune piuttosto che non so chi. Però bisogna farlo questo salto. Anche Lupacchini si è fermato a Eboli. Sì. Sono andato e sono tornato. Girato molto. L'hai viste tutte. Allora, rivediamo ancora l'ultima volta le immagini della partita, perché Danilo a un certo punto vedrà un gol bellissimo a volo, perché io l'ho lasciato da parte, ma va visto, rivisto, e secondo me è uno dei gol più belli del campionato, sta quasi verso la fine, dove a parte l'assist bellissimo, uno scavino di Coco Wellington, ma il gol di un certo Boga, perché noi abbiamo esaltato le prodezze di Jonas, tra l'altro ha segnato due gol e ha spaccato la traversa, credo che stia pagando i danni adesso, no? Cioè, sì, mezza traversa è incrinata. Al Pala Papa Giovanni dovrà mettere un addebito a Jonas, ma continua dunque a segnare. Ma il gol capolavoro è di Bocao, lo vedremo dopo perché è il secondo tempo, quindi su quest'altro fronte. Ma un gol capolavoro, Massimo, è un giocatore imprevedibile. Uno che ti aspetti un difensore, no? Esatto, uno di quelli che arcigno, eccetera. Che poi in realtà è quello, si vede, cioè in campo, lo sposti nemmeno, insomma, spingendolo con 18 mani, d'accordo. Però di gol ne ha realizzati svariati. E quelli che fa sono di qualità. Io mi ricordo un gol a Montesilvano, giocavo col Montesilvano da centrocampo, fece un gol bellissimo all'incrocio dei pali, cioè con una violenza pazzesca. Ma quest'anno, se quando ricordo bene, prende, anche a Imola, quando la prende bene, è imprendibile, che c'è una violenza pazzesca. A Imola, sbaglio, ha segnato un gol da centrocampo. Sì, la prima partita, prima partita che ha giocato con noi. Ah, è vero, aveva appena esordito perché l'avete preso in corso d'opera e credo stia disputando un eccellente campionato. Non so se sei d'accordo con me, perché quello è Bocao, quello Damada. No. Sapevamo quando ha preso Bocao cosa poteva dare a questa squadra, mancava un qualcosa, quelle caratteristiche a lui. È vero.
È proprio così, Massimo? Sì, poi, sì. Tra l'altro fra un po' dovrebbe arrivare questo suo gol. Siamo ancora avanti. Vai un po' più avanti, Danilo, perché così rivediamo questo gol a volo sull'altro fronte. Incrocia in maniera splendida sulla parte opposta, imprendibile. Anche per un Miarelli che a me sta piacendo tanto. Sta ieri sera, determinante. Primo tempo, ma anche nelle gare precedenti, gara 1 mi sembra che abbia fatto con un altro portiere. Il primo tempo finiva con 4-5-0 ieri sera. Poi parla con una naturalezza, sembra che stia facendo una cosa assolutamente normale. È cresciuto tantissimo in questi anni. Sì, è vero, non era così. Primo bravo. Ogni tanto c'aveva qualche blackout. Bene, magari domani sera. Ce lo auguriamo. Vogliamo bene. Beh, insomma, pare brutto dirlo, però. Ma è bravo, abbiamo augurato. Bravo. Qualcosa di brutto, cioè sportivamente. Sbagliata la risposta. No, magari ci sta ascoltando di Champions, un po' più. Appunto. Ci starà ascoltando. Poi, da qualche parte, saranno negli alberghi. Stanno a Montesilvano. A Montesilvano sta seguendo la stessa. Almeno ieri sera ho visto il pullman della Luparenza. Al promenato, ma dove vanno ogni volta che vengono qui a queste zone? No, ma gli facciamo veramente i complimenti, è un gran portiere sul serio. E come hai detto tu, è migliorato. Questa è la traversa che abbiamo visto. Dopo ci sarà il gol. Sì, subito dopo la traversa, eccolo qua. Bravo Danilo, è un gol spettacolare, bravissimo anche Coco che scavalca l'avversario, mamma mia, con questo scavino azzeccarci a volo è difficilissimo. E Bertoni fece un gran gol così verso l'inizio del campionato, che era Eboli? No, Cisternino. A Cisternino, è quello di questo. Da un fallo laterale, gran gol a volo, abbiamo fatto vedere, rivedere in tutte le salse, eccetera. Però questo secondo me era più difficile ancora perché la palla da dietro. Perché esatto, da dietro ha dovuto calcolare tante cose. Bravo Bocao, ci dovrai pagare una cena tutte e tre perché ti stava facendo pubblicità. Va bene. Allora, io sono costretto per giornalisticamente parlando perché è il nostro mestiere. Dobbiamo vedere anche la grafica, Danilo, del successivo turno che noi non vorremmo neanche vedere, ma insomma è giusto che se ne parli. L'eventuale, è molto eventuale, speriamo se dai, gara 5 si giocherebbe lunedì 11 giugno, come dicevamo io e il buon De Oliveira, il Bassano è molto lontana, si giocherebbe al Palasinde di Bassano del Grappa, il giorno 11, dicevamo, alle 20.45 tornerebbe l'orario iniziale, sempre diretta Fox Sports, gara decisiva sarebbe in quel caso la quinta e ultima. Uso molto sottolineando questo condizionale perché è così ed è giusto che sia così. Va bene, e nessuno ci vuole arrivare, Gabriele, assolutamente no. No, fa caldo. Fa caldo. Che aria tira a proposito di caldo nella famiglia Acquestapone in queste ore? Hai avuto qualche contatto con i giocatori in questo pomeriggio, questa mattina? No, oggi perché... Che ha fatto Perez? Come ha organizzato la giornata? Li ha isolati? No, state ragazzi, tranquilli. I ragazzi oggi sono stati liberi, ognuno si organizza la giornata per conto suo, si vedranno soltanto domattina, c'è una riunione video, come poi fa sempre Mister Perez, quindi. Ma abbastanza, è giusto così comunque, i ragazzi siano abbastanza tranquilli, alla fine si sono comportati benissimo, non hanno sbagliato nulla, quindi. Massimo, come può vivere invece un giornalista, diciamo appassionato, usiamo anche il termine tifoso, in questo momento tifiamo tutti per l'Acquestapone Unigrossi, ci mancherebbe, queste ore della vigilia, cioè per noi forse noi abruzzesi siamo abituati male perché il titolo conquistato dagli allievi, non so se lo sai, è il 33esimo in Abruzzo dal 2001, io faccio ogni tanto il riepilogo e aggiorno, siamo arrivati a 33 titoli tra maschile e femminile, è una curiosità che forse sono in tanti, pochi per una regione come l'Abruzzo. Tantissimi. La regione piccola. Ieri sera dietro di me c'erano dei signori di Porto San Giorgio, sì, che credo poi sia anche una società amica del Cobà, dell'Acquestapone, ed erano venuti a vedere la partita. Ne ho promosso? Fatti. Scusa? Ne ho promosso sì. In A2, sì. In A2 dopo gli spareggi, sì. E loro proprio mi dicevano della fortuna di avere questa possibilità di poter vedere
ogni anno, perché sono anni che noi vediamo finale scudetto, è vero. Da una parte e dall'altra, invece vedi loro comunque, Porto San Giorgio non sarà lontanissima, però ti fai quell'oretta buona di macchina per venire, insomma, ti devi preoccupare del biglietto e poi tutto quello che ne segue in una serata, tra l'altro feriale, il giorno dopo si lavora e quindi forse noi non ci rendiamo conto delle tante Final Eight. È vero. 5 anni di fila, vero Gabriele? 5 anni di fila. Erano 5. Sì, quest'anno 4, poteva 5. Essere il sesto, perché la divisione, lo possiamo dire, all'inizio avevano detto che doveva essere l'ultimo anno, quello dello scorso, e poi sì. Invece non si trovavano strutture adeguate per ospitare l'evento e ci hanno anche riprovato a riportarla in Abruzzo, roba qui. Ma per logistica, per le strutture, tutto quello, per cultura anche. Io una critica la devo fare, perché quest'anno la Final Eight è stata fatta in un capannone. Io poi voglio continuare a criticare sempre la divisione, però quello di Pesaro è un capannone, non è un palazzetto dello sport, è adeguato alla fiera. Non lo so, che è un capannone dove dentro ci, ben fatto, perché ci gioca anche la pallavolo femminile di Serie A a Pesaro lì, cioè tutto quello che vuole, però è un capannone. Cioè, c'è il problema anche del parcheggio, perché quando siamo a Pesaro, pessimo. Perché ce ne sono poche alla fine lì. Quella zona lì, sì. Però adesso non c'entra niente con tutto quello che stiamo vivendo adesso. Però poi ripenso a qualche piccolo scivolone. La struttura molto. Adesso negli anni abbiamo girato molto, ma la struttura bella, per esempio, è lì a Bassano. Bassano è bella. Sono due palazzetti adiacenti all'altro, ma sono spettacolari. La verità lì stanno. È spettacolare. Per fare anche una Final Eight lì. Si era parlato qualche tempo fa, visto che si sta adesso ragionando sulle strutture, e siamo in casa a Questapone Unigross, anche della. Il palacco a sapone. Palacco a sapone. C'era un progetto, vero Gabriele? Sì, più di una volta presentare un progetto di una nostra struttura. Il comunista Sant'Angelo soprattutto è stato sempre molto disponibile a metterci a disposizione un terreno dove poterlo costruire, certo. O che fosse stato del comune o addirittura anche della provincia di Pescara, che era disponibile a cederci il terreno per costruirlo. Poi alla fine non è stato fatto, perché comunque si sono create poi altre opportunità. Comunque una struttura comunque prevede una spesa comunque importante. Quando presentavo il primo progetto comunque c'erano dei fondi europei dove potevamo attingere, che poi all'ultimo momento sono stati bloccati, perché fece ricorso alla Regione Veneto, perché lì poi quando ci sono la spartizione poi dei soldi europei, la Regione Veneto si oppose, perché era quello che dava l'Abruzzo era superiore a quello che dava una, quindi e lì ritardò, effettivamente lì stavamo lì per poterlo fare, quindi quella cosa lì ritardò il tutto. Poi si presentò l'occasione del Palaroma, andammo al Palaroma, noi felicissimi di stare a Palaroma, perché è una struttura bellissima, in una città che è la mia città, tra l'altro. Struttura ideale. Quindi, sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Piccolo solo per le finali, per le gare di questo tipo, che però... Esatto, però, diciamo che il Palaroma, abbiamo già fatto una finale scudetto lì a Palaroma. Sì, uno sopra l'altro. E ancora... Te lo ricordo nella memoria di sopra 60 gradi Fahrenheit, perché si giocava alle 18, c'è un caldo da morire. Sì, giocavamo di pomeriggio. Gara 5 da terribile, da morire, terribile. Sì, pomeriggio. C'era tutti lo sciopero della Rai, mi ricordo. Tutti ricordano ancora, esatto. Questo non me lo ricordo. Tutti ricordano ancora quella gara dopo tanti anni, ma per la gara, perché era una quinta gara, perché andò comandò tirata fino alla fine, ma per il pubblico presente all'interno del palazzetto. Diciamo che il Papa Giovanni è anche un ottimo palazzetto, che si presta forse sotto certi punti di vista meglio del Palaroma, perché comunque ha due curve, diciamo così,
mentre a Palaroma ci sono soltanto le tribune opposte laterali. Su certi aspetti si presta meglio. Sì, è più comodo per le riprese televisive anche. Aspetto delle riprese, sì. Questo sì. Papa Giovanni, sì. Le riprese meglio, sì, c'è anche quel palchetto. Come così. Capienza sono simili, perché il Palaroma contiene 1680, mi sembra che sia omologata, e questa è 1630, però senza le tribune dietro le panchine. Che sarebbero almeno altri 200? No, di più. Di più, sì. Credo il regolamento preveda almeno 1500, giusto, per la maschera. Minimo 1500. Quelle, le due dietro panchina, tante volte sono state aperte poi in condizioni di bisogno. Sì, qualche volta sì. L'ultima con la UEFA, col Barcellona, alla fine dovettero aprire e far mettere le persone anche lì. Alla fine questo è uno sport che l'ordine pubblico è... Stavolta non c'è stato verso di fare diversamente, perché purtroppo le cose accadute lo scorso anno, e la questura di Pescara è rimasta scottata da questo, quindi... c'è una parte che... Assolutamente hanno posto un'attenzione molto alta per questo, qua sono stati veramente molto molto fiscali. Quindi abbiamo perso anche qualche posto. Sì. Beh, lì dietro è comunque, a parte che è uno spettacolo vedere la partita da là, perché comunque certo. Segui la come se stessi in panchina, no? Esatto. È vero. Bene, c'è uno stacco pubblicitario, l'ultimo, e poi concluderemo, parleremo anche dei giovani, dei giovanissimi, degli allievi. Via. Adesso ci vediamo insieme i gol, ce li ascoltiamo pure perché sono commentati dal bravo telecronista, un ragazzo di Cesena, però prima voglio anche ricordare che nelle altre finali a livello maschile, l'Under 21, l'Atletico Silvi, ci siamo spostati però in Toscana, invece voi avete giocato a Cesena, giusto? L'Atletico Silvi è stato eliminato già ai quarti dai Golden Boys Manfredone 5-8 con un gol di Buccella su rigore, una doppietta di Vadini, gol di Muffo di Andrea Matteo, è stato espulso al quinto del secondo tempo Orsini, colpiti anche tre pali per il quintetto di mister Baldassare, comunque a cui vanno fatti i complimenti anche alla sfortunata società della Z, che ha perso il suo presidente, abbiamo detto tante volte, di Guardia Grele, che poi in semifinale è stato battuto dalla Lazio, eliminata con il risultato di 6-1, il gol porta della bandiera, porta la firma della Masciulli, che la Z ha colpito anche una traversa. Invece voi, Gabriele, aiutami, correggimi se sbaglio, nei quarti avete battuto e eliminato il Ferrara vincendo per 4-3 con due doppiette di Marrazzo e Redivo, che poi non giocheranno la finale, poi ne parlerai tu, e in semifinale avete battuto invece l'Asti con gol di Trabucco e ancora di Redivo. Vera finale. Ah, la vera finale, sì, con gli Orange di Asti. Sulla carta, È poi. vero, che sembravano i favoriti quelli di Asti, che hanno una bella tradizione giovanile. Hanno un buon settore giovanile, team era comunque una squadra buona. Però con l'Asti abbiamo giocato una buonissima partita, perché eravamo due squadre che giocavano calcio a 5. Mentre, per esempio, la gara di finale con il San Paolo di Cagliari, loro sono una società che fa una doppia attività, sia calcio a 5 che calcio a 11, e si è visto con quella differenza tattica. Poi sul campo, a proposito della partita, che era finita primo tempo 1-1, poi avevano segnato subito Iervolino, come vedrete, e facciamo tanti auguri al papà, presidente Antonio Iervolino. Era lì, Era presente? Sì, sto presente. Ti ha fatto immensamente piacere, gli facciamo, lo abbracciamo di cuore. Questo gol è dedicato, tra l'altro, nell'intervista abbiamo dovuto tagliare, però nell'intervista il ragazzo dice la prima dedica va alla mia famiglia, giustamente, gran bel gol peraltro, fatto un bel gol il nostro Iervolino, e poi pareggio di Lintas al 13°, una ripresa segnano Murroni che porta in vantaggio, quindi la rimonta dei sardi, poi segna Trabucco al 7° e tra il 10° e il 16° doppietta di Patricelli, e quindi 4-2 finale. Rivediamoci tutti i gol nel commento del nostro collega Cesenate, via. Per iniziare questa finale scudetto della categoria allievi, Acqua e Sapone contro San Paolo Cagliari. Fischietto in bocca, si comincia, primo possesso a favore dell'Acqua e Sapone, insiste l'Acqua e Sapone, pallone all'indietro, Iervolino!
un destro terrificante che trafigge De Ida per la rete dell'1-0 al terzo minuto del primo tempo. Sta crescendo però il San Paolo, palla in mezzo, il gol dell'1-1, Littas, la firma del capitano, il pareggio del San Paolo. Allora Murroni si allarga, prova il destro, Murroni la ribalta lui, Club San Paolo avanti 2-1. Palla in mezzo, attenzione, la conclusione, respinta, ancora questa Epone, nuova respinta, Trabucco! Questa volta è gol, 2-2 a questa Epone, al settimo del secondo tempo, il pareggio degli abruzzesi. Calcio d'angolo a questa Epone, Ranalli, in mezzo, il pallone passa e Patricelli a porta vuota riporta in vantaggio la questa Epone, 3-2 a metà del secondo tempo. Può ripartire la questa Epone, 3 contro 2, Trabucco, pallone per Mammarella che cambia lato, Patricelli in mezzo, cara con il piede, poi Trabucco, attenzione a Patricelli che calcia! La doppietta di Patricelli, il poker della questa Epone, 4-2 a 4 minuti e 4 secondi dal termine del secondo tempo. È partita la festa in tribuna, è partita la festa sulla panchina della questa Epone. Eccola la sirena, l'acqua e sapore, batte per 4-2 il San Paolo Cagliari e si laurea campione d'Italia nella categoria allievi. Campioni d'Italia della categoria allievi, l'acqua e sapone tra poco alzerà la coppa, coppa che verrà consegnata a Capitan Ranalli. Eccolo il momento della festa, della gioia, coppa al cielo, l'acqua e sapone trionfa per la prima volta nella sua storia nella categoria allievi, 4-2 in finale contro il Club San Paolo. Bene, una bellissima soddisfazione anche questa, Gabriele, tu eri presente insieme con tutto lo staff, a un certo punto il cronista ha detto sono più i dirigenti che i giocatori, non vi siete visti però, insomma ne eravate sì. Veramente parecchi. No, ma era giusto. Anche con lo spericolato autista Giuseppe Guzzardo c'era, vero? Vi ha seguiti, certo, no. La salutiamo, a parte che loro, non scherzo. A parte sono partiti... È solo una parte, perché noi abbiamo seguito la squadra ma... Siamo saliti su ogni giorno praticamente, siamo saliti e scesi perché comunque dovevamo comunque organizzare gara 3 e gara 4 a Pescara, abbiamo dovuto praticamente rovesciare il Papa Giovanni perché praticamente è vuoto il Papa Giovanni. L'azienda forse non è abituata, è abituata a vedere sempre allestito il Papa Giovanni, certo. Ma se entri un giorno qualsiasi è veramente un deserto. Giovanni, quindi sì. Eravamo impegnati anche nell'organizzazione di gara 3 e gara 4, distribuzione dei biglietti e tutte queste cose, tutto quello che è stato fatto. E quindi ogni giorno seguivamo i ragazzi, salivamo a Cesena e scendevamo. Quindi sono salito invece il gruppo che è stato con i ragazzi, quindi il fisioterapista, c'era Giuseppe Guzzardo, c'era Santiago, Gonzalo Sant'Angelo, esatto, poi c'era... Mar Giovanni, c'era Junior, hanno gestito bene i ragazzi, se sono arrivati in finale merito è sicuramente loro perché a parte l'hanno gestito durante tutto il campionato, ma l'hanno gestito bene anche quei giorni lì che sono stati lassù perché comunque giocare tre gare consecutive uno di seguito all'altro, come cercare di recuperarli, far restare tranquilli comunque poi dare una gita giusto, a quell'età vanno farla, a fare la gita e non farla sembrare solo esclusivamente una gita, sì, esatto. Dovevano andare lì divertirsi concentrati tutto, cioè. Però anche pensare sì. Che si stanno giocando un titolo italiano che non lo fai certo. Tutti i giorni.
Poi tu mi hai detto a microfono spento che mancavano tanti pezzi importantissimi. Praticamente la terza gara siamo arrivati con Danilo Marrazzo che si è rotto la clavicola in semifinale, una frattura scomposta. Autore di due gol nel primo turno. Esatto. Poi durante l'inizio della gara, della finale, si è fatto male, si è strappato Redivo. Figlio d'arte, tra l'altro, figlio di papà, dobbiamo ricordare. Era presente anche papà, anche i genitori. E quindi già mancavano, diciamo, due pedine molto, molto importanti. In gara ha giocato soltanto uno scampolo proprio di partita, ma pochissimi secondi. Emanuele Marzuoli, altro figlio d'arte. Figlio d'arte, Emanuele Marzuoli, che per noi è importante anche se lui d'età è di un anno più piccolo degli altri, però per noi è importante perché lui è un mancino dotato tecnicamente, quindi per noi è importante, però lui anche lui si era fatto male la partita prima, non siamo riusciti a recuperarla fino in fondo. E poi Mirko Trabucco che ha avuto il problema di crampi, siamo riusciti a recuperare negli ultimi minuti, infatti avete visto quando ha fatto il 4-2 che era rientrato ma correva male, quindi diciamo che era rimasto hanno lungato. Giocato tra virgolette i ragazzi che in campionato tra l'altro hanno giocato meno, però sono stati bravi, molto bravi, perché evidentemente una finale poi Junior è stato ed Enzo sono stati bravissimi a tenerli in campo, dargli l'attenzione giusta, metterli bene in campo, è stata una soddisfazione molto molto grande per tutta la società, perché anche perché abbiamo vinto l'ultima volta il giovanile con la Juniores, sarebbe adesso Under 19 nazionale 2013 ricorreva proprio il 2 di giugno noi abbiamo vinto questo il 3 di giugno dopo 5 anni 5 anni esatti, sì. Insomma poi l'Acque Sapone è diventata la società leader in assoluto, chiaramente non c'è più Pescara e a questo punto è un massimo, è anche una sorta di riferimento per le generazioni giovani, perché questo è importantissimo. E per prima. Noi già lo era prima, certo, ma adesso lo è ancora di più perché è rimasta, diciamo, come società portante e poi questo successo va ulteriormente a sostenere quello che stavamo dicendo, cioè dopo 5 anni vincere un titolo nazionale che è sempre difficilissimo, perché magari sono società anche minori che seguono solo, ecco, mi saranno in mente il Venezia, la squadra di Fenice. Sì, la Fenice, eccetera, ma ce ne sono tante in circolazione. Ci saranno, tra l'altro, ha vinto la Aosta pure un titolo con Rodrigo Rosa, giusto? Con il famoso Rodrigo Rosa dei 7 gol. Con Rodrigo Rosa è allenatore, il vice allenatore della mano è Oranges. No, no. E Tiago che è un altro giocatore Tiago, sì, giusto, però no, Tiago ce ne sono, è vero. Tiago lui è faceva parte di quella nidiata iniziale quando l'Acque Sapone iniziava a affacciarsi ai campionati nazionali, quando venne insieme a Murillo e un altro giusto, giusto, Tiago c'era, loro vennero loro tre. È vero. Massimo, per noi è un motivo di soddisfazione, anche perché parlare dei giovani è sempre difficile, complicato, in una regione piccola come dicevamo. Il bacino è poco. Il bacino d'utenza è quello che è, però diventa sempre più, come si dice, necessario farlo, perché insomma non è che si possa pensare che in eterno durino le società importanti della nostra regione. Per mantenere viva questa opportunità, visto che il calcio a 5 ormai calcio a 5 nazionale uguale Abruzzo, sì, naturalmente anche Veneto ci mancherebbe, e una volta era tutto concentrato nel Lazio, Roma, diciamo così, il Lazio, e poi le cose sono cambiate, la prospettiva territoriale si è diversificata, tanto Veneto, con i tempi anche dell'Arzignano, eccetera, che è tornato in Serie A peraltro, Marca e così via, e poi è uscito così, è esploso l'Abruzzo da una decina d'anni a questa parte, sì, soprattutto negli ultimi 10-12 anni. È vero che le cose si fanno anche avendo delle disponibilità economiche importanti. Beh, certo. Però non basta, dico la verità, no, non basta. E dico la verità, l'Acque Sapone gestisce non perché mi sento migliore degli altri, ma non io, non ci sentiamo migliore degli altri. Ma noi gestiamo la società come se fosse un'azienda, quindi abbiamo diviso in comparti assolutamente, certo, questa struttura, e sono 3 comparti, che è la scuola calcio, il settore giovanile che va dai giovanissimi all'under 19 e la prima squadra.
gestiamo in quella maniera, e il settore giovanile dell'Acque Sapone non ha soltanto come peso per la società tra il 4 e il 5% del budget della società. Niente. Non è tantissimo, non è tantissimo. Zero. Non è tantissimo. Perché? Ma è, nonostante tutto, ringiovaniamo sempre i ragazzi, li cambiamo spesso, cerchiamo di fare inserimenti nuovi, andiamo a pescare anche fuori regione, perché è giusto pescare anche fuori regione, perché non dobbiamo pensare al fatto che del campanilismo, nel senso, se ancora pensiamo che la squadra di una mia città deve giocare con i ragazzi di quella città, stiamo parlando di cosa? Magari non lo paragonare alla terza categoria di calcio, la seconda categoria, cioè, parliamo qua stiamo parlando di uno sport che vogliamo far crescere sempre di più, quindi è giusto portare all'interno, è vero, sempre lavorare nel territorio, perché è importantissimo lavorare sempre nel territorio, però se c'è bisogno di migliorare certe cose e far fare esperienze ai ragazzi, è giusto che i ragazzi del territorio vadano fuori come quelli di fuori, certo, arrivino qua. È importantissimo questo, assolutamente. Se ci si ferma solo a pensare che chi è di Montesilvano di giocare a Montesilvano, chi è di Pescara di giocare a Pescara, assolutamente sì, non si fa nulla. Non si va da nessuna parte. Ma no, assolutamente no. Massimo, assolutamente. Siamo negli ultimi 4-5 minuti, velocissimamente, poi torniamo, chiudiamo con un appello per domani. Massimo, io mi sono fatto un'idea, non so tu, come è possibile spiegare che al di là adesso dell'Acque Sapone, in questo momento, in Pescara fino a qualche mese fa, al di là di queste due straordinarie forze, adesso una, però ci sono tante altre società minori, guarda quelle clamorosamente addirittura in Serie A e A2, come due piccoli centri, piccolissimo Civitella Casanova, piccolo centro Ortona, eppure sono lì piene di stimoli e così via, e poi altre situazioni magari alle spalle, anche la squadra di Chieti che ha ambizioni eccetera, adesso sta in B. Vabbè, Pratola, e Pratola che punta ancora, la Martica che ha sempre adesso un po', però insomma, Avezzano, sì, nel passato, però come si può spiegare tutto questo? È perché sono società trainanti, prima tutte e due, adesso l'Acque Sapone Unicross? O è un mistero? Perché insomma, io francamente non ce l'ho una risposta. È vero, non è facile. È vero che si è creato un movimento che poi insomma è stato, le società più importanti hanno fatto da traino, questo è certo, abbastanza certo, evidente, e che molti dei giocatori sono rimasti sul territorio, hanno cominciato quelli da Montesilvano, ma che poi magari qualche anno più avanti sono andati a giocare in un'altra società, insomma hanno fatto poi da traino, nonostante poi non ci sia una grossa scuola, cioè i giocatori bravi li abbiamo importati. Adesso verranno fuori, ecco, con giovani dell'Acque Sapone, certo, piuttosto che quelli del Pescara, piuttosto che quelli del Monte Silvano, che adesso non c'è più. Questo è un altro dolore, che manca il Monte Silvano, crescere, non ce parecchi, ne scordiamo. Ecco, dimentico anche altre società, quindi non lo so il motivo, però c'è passione, piace questo sport, è evidente. Che poi il Silvi, per esempio, Atletico Silvi, che è andato a fare le finali, adesso credo che il buon Peppe, il presidente, ce ne rendi merito di questo, però 8 ragazzi di quelli che sono partiti sono passati per l'Acque Sapone e sono ancora di proprietà dell'Acque Sapone, che sono andati a Silvi perché è una società che fa grossi sacrifici e noi abbiamo capito insomma come sono loro, sono comunque bellissime persone, abbiamo instaurato questo rapporto con loro di girare a loro quei ragazzi che magari noi vogliamo far uscire e non soltanto tenerli hanno lì, bisogno anche di fare esperienze, di fare dei campionati, certo, adeguati a ma questo lo fate loro. Scusami Gabriele, lo fate anche con altre società, anche con altre società abruzzesi, ed è bello collaborare, insomma io credo che sia utile reciprocamente. Se le società capiscono che stiamo qui, noi insegniamo calcio a 5 ai ragazzi e ci mettiamo a disposizione dei ragazzi i migliori tecnici che possiamo mettere a disposizione, poi chiaro ce ne sono tanti altri, ma è giusto anche che lavorino, purtroppo noi possiamo avere 100 di allenatori, certo, però sicuramente mettiamo a disposizione i migliori tecnici che possiamo dare a loro. Non dimentichiamo, e chiudo in un secondo la parentesi,
tutto il discorso al femminile, perché al femminile abbiamo fatto delle cose straordinarie, strepitose, compresa la Coppa Italia del buon Marzori, quest'anno Montesilvano. Peccato non aver superato il turno con lo Stato, è stato clamoroso. Se rigiocassero 100 volte, vincerebbero 100 volte. Così. Può capitare. Il momento sbagliato. Esatto, tutto storto è andato. Ternana, soprattutto no, vincerà. Sì, è favorita. Adesso ha vinto gara 1, se ricordo bene, col kick-off. Ma io l'ho detto un mese fa, che secondo me la favorita era la Ternana. Purtroppo per me ce l'ho azzeccato, ma non perché ce l'abbia con la Ternana, per carità, tanti auguri, ma più che altro perché non c'è il Montesilvano. Chiuso il discorso, abbiamo veramente pochi secondi, torniamo a parlare del domani, di poche ore. A quest'ora la partita probabilmente sarà finita, insomma, tra 24 ore. Allora, voglio sentire quello che presenti tu, cioè a livello di presentimento massimo, e come si sente invece il nostro direttore sportivo dell'Acqua e Sapone Unigross. Non mi avventuro perché, ma perché comunque sono due squadre. No, presentimento, sensazione. Non ce l'ho. So che la Luparense non muore mai, questo è poco ma sicuro, ma lo sanno tutti i giocatori, tutti i dirigenti dell'Acqua e Sapone, lo sanno. Per vincere sarà, però è ovvio che l'obiettivo è lì e che l'Acqua e Sapone è favorita, è evidente, ma perché sta meglio fisicamente, col vento buono da dietro, perché gioca in casa, perché c'è una voglia. Ieri guardavo gli occhi di Luca Jan, che è sempre un animale, anche durante le partite di allenamento, però ieri sera, nonostante non avesse cominciato da titolare, nonostante le turnazioni, in campo un diavolo, c'è una voglia di arrivare che probabilmente puntini. Potrebbe fare la differenza e magari domani sera stiamo festeggiando. Io l'ho già detto tre volte, lo dico anche a te, l'ho detto anche al mister ieri prima della partita: mister, le Perez sono mature, tu che ne pensi, Gabriele? Questa è alla Sergio. Le Perez sono mature, come dici tu, però io ti dico che domani per l'Acqua e Sapone non è gara 4, non è la gara dove siamo in vantaggio 2-1. È gara della vita. Io credo che domani sia come la prima gara che affrontiamo di questa finale scudetto. Nel senso che non guardiamo dove, cosa ci porterà quella partita, noi sappiamo soltanto che dobbiamo giocare la gara di domani e come vincere ieri. La gara per prendere il punto, poi quello si sommerà a quelle precedenti. va bene. Per noi domani dobbiamo soltanto con l'approccio prendere di ieri sera è a buon punto. Va bene, grazie tante a Gabriele De Gidio e Massimo Lupacchini. Io invece mi lascio con i telespettatori con un grande punto interrogativo, perché potrei dare appuntamento a martedì prossimo per l'ultima puntata dell'anno, anno undicesimo, però potrebbe accadere qualche cosa prima, per cui lascio tutto in sospeso. Naturalmente vi informeremo attraverso il TG, il sito di Rete8.it e tutto il resto, se ci saranno delle variazioni causate da, e mi fermo qui, non dico altro, ed è giusto che sia così. Per adesso soltanto buonanotte, ringraziando loro e come sempre il nostro bravissimo Danilo Cinquino. Per adesso buonanotte, vi informeremo nei minimi particolari dell'ultima puntata, che sarà o sarebbe o potrebbe essere veramente fantastica. Buonanotte.